Non riesce a vincere il nuovo Bologna di Mandorlini, fermato sullo 2-2 dall'Avellino, in vantaggio con Tomas Danilevicius. Poi nei minuti finali sembra fatta, prima al 35esimo del secondo tempo grazie al 13esimo gol stagionale di Bellucci, e poi a 3 minuti dalla fine con il colpo di testa di Fabio Pecchia, ma arriva a 4 minuti dopo il 90esimo la beffa per la formazione felsinea, ancora con Tomas Danilevicius che batte Pagliuca, per lui prima doppietta.